Che buone salsicce che faremo! Sky, buongiorno! Ma dov'è? Rabo, sei in casa? Ma dov'è finito? Marshall, ma dove sono finiti i cagnolini? Oh, andiamo a cercarli. Eccoli, li ho trovati! Cosa è stato? Non vedo niente! Ciao! Sono la Befana. Ma lo sappiamo! Su, arrostisci le salsicce insieme a noi! Wow, io adoro le salsicce arrostite! Aspettate un attimo! Benissimo! Con questa legna possiamo fare un grande falò! Aspetta! Ma quale falò? I falò possono essere molto pericolosi. Proprio per questo ho portato il grill. Che aggeggio interessante. Ma non ci entra questo qui dentro. Ma no, Befana, nel grill non si usano dei ceppi così grandi. Nel grill si usa la carbonella. Il carbone è la mia specialità. Adesso trasformo io questo ceppo in carbone. Da-da! Grazie, Befana! Su, forza, prepariamo le salsicce! Il primo panino è pronto. Sky, questo è per te. Che buono! Ecco Rubble. Lo vorrei con il ketchup. Ecco qua.
che buono! Grazie, Befana! Non c'è di che? E siccome io sono la Befana, non posso andare via senza lasciarvi qualcosa di dolce! Ci mangi le caramelle? Vi lascio delle caramelle speciali che si possono preparare sul grill. Wow, il marshmallow! Che buono! Grazie, Befana! Sei dolcissima! Che delizia! Come sono bravi i cagnolini che hanno organizzato questo bel picnic! E a te piacciono i picnic? Ciao! Ciao cagnolini! Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Ciao! Ma che cos'è? Ma non si vede niente! Un incendio! La casa va a fuoco! Meno male, non c'è nessuno in pericolo. Per spegnere l'incendio ci serve dell'acqua. La metto nel secchio. Vado a prenderne altro. Chase, che cosa fai lì impalato? Bisogna spegnere l'incendio! 1, 1, 5, 115. Pronto? Pronto, c'è un incendio al castello fiabesco. Correte, fate presto! Chase, prendi il secchio, va a prendere l'acqua, smetti di giocare a tombola! Ma quale tombola, Befana? Sto telefonando ai pompieri, questo è un telefono! Un telefono? Pompieri! Pompieri? 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 Chissà come hanno fatto a starci tutti qui dentro. Marshall, fai presto! Spegni l'incendio! Wow! Bravo Marshall, vai così! Oh no! L'acqua è finita, ma la casa è ancora in fiamme! No, l'acqua non è finita! Tieni! Grazie Befana, con quest'acqua di
riesco a spegnere l'incendio. Bravo Marshall, ce l'hai fatta! È stato anche grazie al tuo aiuto. Sì, Befana, grazie. Cose da niente. Pronto? Pronto? Chi è? Veramente è lei che mi ha chiamato, con chi parlo? Io sono la Befana. Abbiamo appena finito di spegnere un incendio. E lei chi è? Io sono Peppa Pig. Molto bravi, grazie dell'informazione, arrivederci. Ciao. Chase, lo sai, ho appena parlato con Peppa Pig. Befana, non giocare con il telefono. Bisogna sapere chi chiamare. Per esempio, se vuoi chiamare i pompieri come me, devi chiamare 115 115. 115. Me lo ricordo. Che ne dite delle caramelle, eh? Wow, grazie Befana! Grazie mille! Ci vediamo presto! Ciao ragazzi! Mi raccomando, attenzione con il fuoco! Ciao! Yuhu! Tutto bene, questi bambini stanno dormendo. Che bravi bambini, hanno messo a posto tutti i loro giocattoli. Bene. E lavano anche regolarmente i denti. Sono proprio dei bravi bambini. Devo lasciargli le caramelle. Sono la Befana. Cosa è stato? Ehi, ma che cos'è questo baccano? Ragazzi, sveglia! È arrivata la Befana! E volevo premiarvi con delle caramelle. Ah, ok, ma come sempre. Però, dove le vai a prendere queste caramelle? Beh, in effetti è vero. Dove le vai a prendere? Sì, ce lo siamo sempre chiesti. Di è che io vivo in un mondo fantastico e in questo mondo fantastico posseggo una fabbrica delle caramelle tutta mia. Venite con me. Sì, sì, di corsa. Ma che bello. Sì, portaci con te, Befana. È stato davvero un teletrasporto magico! Wow! Ma è questa la tua fabbrica? Facci vedere!
vedere come funziona. C'è un intero libretto di istruzioni. Adesso vi faccio vedere. Per cominciare ci servono le fragole e le banane. Te le portiamo subito. Sì, arriviamo. Grazie. Grazie. La banana c'è, la fragola c'è, prepariamo! Eh no, dobbiamo trasformare la frutta giocattolo in frutta vera. È dolce. Tagliamo la frutta. Tagliamo in piccoli pezzettini. Mi raccomando, fatevi aiutare a tagliare la frutta da un grande. La frutta fa tanto bene. Questo miscuglio di frutta va nel microonde. Accendiamo. Abbiamo tirato fuori la frutta dal microonde e adesso possiamo scolarla. Premiamo per bene. E adesso, secondo le istruzioni, ci serve del limone. Dobbiamo spremere il limone. Ti aiuto io! Sì, sì, vieni. Mescoliamo tutto. Aggiungiamo l'agar. Zucchero in polvere. Scommetto che adesso devi mettere tutto qui sotto. Esattamente. Adesso mettiamo tutto nelle formine. E adesso scegliete della granella di zucchero o dei diavoletti per le vostre caramelle. Mettiamoci queste palline di zucchero. Possiamo mangiarle? No, no. Le caramelle devono stare prima un po' di tempo in frigorifero. E mentre le caramelle si raffreddano, per voi è ora di andare a dormire. Buonanotte! Le caramelle devono essere già pronte.
vediamo. Tiriamo le caramelle fuori dalle formine. Che buona! Vado a portare le caramelle ai nostri amici. Adesso anche tu sai da dove vengono le caramelle della Befana. Wow, la Befana è proprio super! Miam, 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 miam. Ma che buone! Grazie Befana! Non ho mai mangiato delle caramelle così gustose!